Giornata di semifinali nel singolare maschile, finalissima nel doppio al secondo super torneo ATP Challenger a Roseto degli Abruzzi. Competizione di altissimo livello che sta attirando oramai da due settimane nel comune costiero numerosi campioni da tutta Europa. In semifinale, ricordiamo, è approdato l'italiano, unico rimasto Alessandro Giannessi, che ieri ha superato con una grande prestazione l'ungherese Piros. Beh, c'è stata questa sorpresa relativa perché il giocatore cinese di Taipei, giocatore importante, ha vinto Wimbledon Juniores, però ha fatto fuori in 2-7 Carlos Taberner, che ha vinto Roseto 1, e anzi il secondo set era avanti 4-1, poi Carlos è riuscito a recuperare, ma insomma alla fine è stato un doppio 6-4. E una sorpresa anche Guinard, che da Alternet è arrivato qui nelle semifinali, un bel giocatore, Skatov, il kazako, e quindi oggi sono due semifinali veramente molto molto belle. C'è ancora un italiano in gara? Sì, Alessandro Giannessi. E insomma, tutti gli occhi sono puntati sull'azzurro, sul giocatore italiano. E auguriamoci da italiani di averlo in finale. Oggi ci sarà la finale anche del doppio. Finale del doppio fra i favoriti, i gemelli Sabanov contro Agamennon e Guinard. Quindi Guinard sia in finale di doppio che in semifinale. E insomma, una gran bella finale. La temperatura è perfetta, facciamo un invito a partecipare. Ma sì, oggi è molto gradevole, sono 16 gradi, e un sole discreto, e quindi domani sarà altrettanto bella la giornata, con una giornata ancora più calda e con una maggiore stabilità dal punto di vista meteo. Finale alle 11 sul canale 11 di Rete 8. Vi aspettiamo qui al Tennis Club Roseto numerosi. Penso che abbiamo fatto una bella operazione dal punto di vista turistico, ci sono state tante persone, consideriamo la bassa stagione, a Roseto in questo momento non c'è nessuno, quindi sicuramente abbiamo ravvivato il paese, la cittadina, quindi speriamo che apprezzino tutti i nostri paesani. Addirittura il complimento più bello è venuto dal croato Serdoravic, che ha detto che è uno dei circoli più belli del circuito Challenger nel mondo, quindi ci ha fatto un complimento grandissimo, lo ringraziamo per questo. E un ringraziamento va fatto anche alle scuole. Le scuole assolutamente, perché hanno collaborato. Sono arrivato da tutta la provincia di Teramo, quindi voglio ringraziare i professori, voglio ringraziare i presidi e tutti i ragazzi che hanno partecipato, che hanno collaborato, in particolare i ragazzi dell'Istituto Moretti e la preside, che ci ha messo a disposizione 20 hostess e 20 ball boys, quindi li voglio ringraziare veramente di cuore.